Agostinelli, precario di qualche comitato? Pass, ex pass. Ex pass perché io già mi sono abilitato quest'anno, ma i passi stanno continuando. È stata una grande lotta. Io dico, la politica sta giocando al gioco della forza sul piano psicologico. Non dobbiamo mollare, dobbiamo restare lucidi, come ha detto il collega, fino alla fine. Loro stanno facendo un tira e molla, ma devono cedere loro, noi non cederemo mai, 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 mai. Questo è il nostro motto: non cedere mai. Fate il passaparola in tutte le scuole, non cedere, perché la scuola non è né di Renzi e né di Berlusconi, è degli italiani, è dello Stato italiano, e quindi noi abbiamo il dovere di difenderla, di tutelarla e di proteggerla, perché sono i nostri figli e i nostri nipoti, ma è il futuro. Sono due pilastri fondamentali nello Stato civile, la scuola e la sanità. Non si deve scherzare. Vi dico una cosa e chiuderò. Ieri è uscito un comunicato dicendo che la Boldrini, presidente della Camera dei Deputati, spenderà 1,5 miliardi di euro per acquistare 4.000, per vestire 4.000 dipendenti della Camera. I soldi ci sono, è una scelta politica e noi dobbiamo dettare la linea politica della scuola. Siamo noi che la dobbiamo dettare, siamo noi lo Stato, non loro. Quindi forza, iniziando dal rinnovo del contratto, e dobbiamo partire non da Palazzo Chigi, dobbiamo fare un corteo partendo sotto il Quirinale. Dal Quirinale partiremo verso Palazzo Chigi e faremo tremare il palazzo come fanno i francesi. Noi siamo uno Stato di difesa dei diritti anche con la rivoluzione, perché la rivoluzione, Pestore, ci insegna che ha vinto, e noi dobbiamo portare avanti questo. Non abbassiamo la testa, alta la testa e petto in fuori. Italiani, insegnanti, forza!